Allora, come prima cosa, finiamo l'esercizio che abbiamo iniziato ieri. In realtà siamo già a buon punto, nel senso che ciò che ci manca, avendo già letto i dati e creato il grafo, ciò che ci manca è scrivere quelle quattro righe di codice che ci servono per calcolare tutti i cammini di codice, tutti i cammini minimi, scusate, ma questo lo facciamo con le funzioni di librerie. E poi agganciare all'interfaccia utente questo calcolo in modo da appunto attivarlo su richiesta dell'utente. Okay? Allora, questo lo facciamo andando a prendere anche dunque l'interfaccia grafica. Dove è andato? Scusate. Questo è il progetto, di cui avevamo già, diciamo così, come specifica, no? Che ci è già arrivato insieme al problema, una prima bozza dell'FXML dell'interfaccia, che con calma si aprirà, che è questo. Allora, il lavoro principale, oltre magari andare a completare, aggiungere, vediamo se c'è tutto, se dobbiamo ritoccare, se andiamo a vedere se ci sono gli ID, no, degli elementi che ci servono, andiamo a costruire una classe controller. Okay? Allora, vediamo se c'è tutto ciò che ci serve. C'è una stazione, una tendina, stazione che poi noi dovremo popolare con l'elenco di tutte le stazioni possibili. Quindi sarà un'operazione da fare in fase di inizializzazione, di cui ci dovremo poi servire. Questa la possiamo andare a popolare direttamente dal modello. No, nel modello, se ricordate, abbiamo già una lista di fermate che possiamo direttamente inserire qua, no? Per popolare la tendina. C'è un bottone calcola, che è il bottone che attiva l'esecuzione, qui in questa interfaccia ho scelto la via più semplice. Da un lato scelgo la tendina, ma cambiare la voce della tendina non fa scattare nulla, no? Non genera nessun evento in particolare. L'unico evento che mi interessa è quello della pressione di questo bottone, per non andarci a complicare troppo la vita. E poi qui c'è una casella di testo in cui qua ho messo del testo puramente esemplificativo che invece dovremo riempire, no, con i nostri contenuti. Questi sono gli unici tre elementi che ci interessano. Questi elementi andiamo a vedere, quando ho creato questo FXML ho già dato un nome, l'ho chiamato box partenza, perché è una choice box che rappresenta la stazione di partenza. Questo bottone l'ho chiamato BTN calcola, il bottone che attiva il calcolo, e poi questa area di testo che è un txt elenco stazioni. Quindi diciamo, avendo già questi ID, li potremo già iniettare direttamente, ce li troveremo già iniettati dentro il controller. E basta, direi, nel senso che è tutto ciò che ci serve per poter lavorare. Ok? Sembra che al di là poi magari di buttare via questo testo qui che, diciamo così, è poco significativo nella versione finale del file, potremmo andare a lavorare direttamente con questo. Allora, il primo passo è, dicevamo, ripassiamo un pochino il workflow, no? Per la serie di passaggi per creare applicazioni con JavaFX. Conviene partire dall'interfaccia, definire gli elementi principali e definire un nome per questi elementi principali. Perché in questo modo possiamo farci visualizzare, o già, diciamo così, generare lo scheletro del controller che ci serve, perché se poi se questo controller lo creassimo troppo presto, avrebbe il problema che non inietta, no? Dovremmo poi a mano andare a aggiungere le variabili che aggiungiamo. Quindi conviene farlo quando l'interfaccia è relativamente stabile, così abbiamo meno lavoro da fare. Qui c'è una classe che ha un nome non esistente. Possiamo andare a inserire il nome andando a prendere la proprietà controller da qua
E controller, io voglio che sia una classe che si chiama dunque it.polito.ferrovie.gui.gui. La chiamiamo controller. Quindi salviamo questa cosa, non era ancora definito. E a questo punto non me lo considera lo stesso, vabbè. Ma ci pensiamo noi. Eccolo qua, class controller all'interno di questo package. Copiamo tutto questo e siamo pronti per inserire, per creare un nuovo controller. Come class all'interno di questo package, facendo semplicemente un copia e incolla. E questo è il punto di partenza. A questo punto, l'altra cosa che dobbiamo fare a livello di interfaccia utente è di definire l'evento che ci interessa. Questo calcola. Ok? Allora, l'evento che ci interessa è l'onAction, che potremmo chiamarla calcola percorso. Do calcola percorso. E questo ovviamente deve corrispondere ad un metodo. E qui non mi ha ancora messo. Non mi ha ancora messo. Ah no, aspettate un attimo, ho dimenticato. Ok, c'è it.polito.ferrovie.gui.controller, quindi dovrebbe, va bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Lo riapriamo dopo perché così vede direttamente i nomi dei metodi. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo pensiamo in termini, no, di operazioni. Sull'evento do calcola percorsi, dobbiamo dal controller di fatto leggere la tendina che mi dica quali stazioni ci sono e calcolare l'algoritmo e aggiornare la casella di testo. Questo vuol dire che dall'interno del controller devo avere accesso al grafo. Giusto? Perché per calcolare i percorsi io mi posso fare qua la new della classe, che ne so, Floyd Warshall, ma poi devo passargli il grafo. Così come per popolare inizialmente la tendina devo avere accesso al modello. Giusto? Allora, per far questo, prima di andare, se vogliamo mettere a posto i dettagli dell'evento, dobbiamo arricchire il controller con il riferimento degli oggetti che gli servono. Allora, sicuramente il modello lo possiamo mettere qua e model ovviamente sarà di un package che si chiama it.polito.ferrovie dove l'avevamo messo e questo mi servirà, no, per principalmente per generare l'elenco delle stazioni della tendina nell'inizializzazione. Ma poi dobbiamo
anche accedere al grafo. Allora io quello che mi sto chiedendo, nel ragionamento che sto cercando di fare, è cosa devo mettere qua dentro il controller come riferimento al grafo? Mi risulterebbe abbastanza brutto, scomodo, non mi piace tanto, diciamo così, avere un riferimento che sia troppo specifico. Cioè ricordiamoci com'è fatto questo grafo. Questo grafo è fatto così. L'abbiamo costruito qui, con questo tipo di dato qua, default directed weighted graph, fermata, eccetera, eccetera. Sì, è una scelta che avevamo fatto. Adesso se andassimo a mettere dentro il controller un riferimento a questo oggetto qua, dovremmo copiare dentro il controller questa definizione dati. Va bene, funziona. Il problema è che sto propagando queste dipendenze della scelta che avevamo fatto di che tipo di grafo usare, le sto propagando in più posti, le sto mettendo un po' ovunque. Allora, quando è così mi viene da fermarmi un attimo e chiedermi, ma non riusciamo a buttar via sta roba o renderla meno visibile, o renderla meno... sì, si può fare facendo un'operazione analoga a quella che abbiamo fatto col modello. Cioè noi abbiamo creato una classe modello in cui mettere dentro le varie collection, perché così erano tutte insieme. E se avessimo dovuto, se dovessimo, se volessimo in futuro cambiare queste, quelle collection, aggiungerne altre, basta che modifichiamo la classe modello, ma tutto il resto del progetto usa semplicemente la variabile model, che poi dopo va a prendere le informazioni che gli servono. Possiamo fare la stessa cosa col grafo. Non lo metterei dentro il modello, perché sono due cose diverse, fanno due mestieri diversi. Però potremmo costruire, così come abbiamo costruito una classe model, potremmo costruire una classe grafo, che contenga direttamente questo oggetto. E magari anche questo metodo qua, build graph, lo spostiamo lì dentro. Così gli unici, o quasi gli unici, diciamo così, che conoscono come viene creato il grafo nel dettaglio, sono dentro la classe grafo. Non la chiamo grafo perché è troppo generico, fatemela chiamare graph model. Che un altro pezzo del modello. Noi cerco sempre di separare le cose e dare a ogni classe il suo compito, così me la trovo più facile. Questa classe GraphModel dentro avrà ovviamente una variabile, che è di, sto facendo un minimo di quella che si chiama rifattorizzazione, no? Prendere pezzi di codice che erano in una classe e li sposto in un'altra. Questo GraphModel avrà dentro una variabile distanza, che è questa, privata. Ovviamente devo poi importare tutti i package che servono. Sì, ce li ho. Graph. E avrà dentro il famoso metodo buildGraph, che prendo e copio direttamente da questo dal main, no? La classe main, e la sposto qua dentro. Questo metodo buildGraph a questo punto non ha più bisogno di ritornare nulla, diventa void. Guardate com'è pulito, io creo un modello, un graph model, e ha dentro un metodo che si chiama buildGraph, che prende il modello dati, quello del database, e alla fine, anziché return g, fa graph, this.graph uguale g. Cioè simmetrico quanto facevamo col modello. Il modello aveva delle sue variabili locali, qui in questo caso il graph model ha delle variabili locali, in primis il grafo, e poi ha un metodo buildGraph che permette di crearlo, a partire dal modello normale, dal modello del database. Quindi questo mi permette all'interno del main di buttare via questo metodo, non c'è più, e se vogliamo semplificare ulteriormente il metodo start, perché a questo punto non vado più a creare un grafo, ma mi creo un graph model lo chiamiamo pure così, new graph model, e poi
model.buildGraph di model. Potrei anche usarlo come costruttore volendo. No? E quindi ho tolto via dal main le informazioni di dettaglio sul grafo. E metto dentro la classe GraphModel e ci metterò anche poi l'algoritmo per trovare i percorsi come mi servono. Per assurdo, se io dovessi cambiare la libreria che uso per elaborare i grafi, l'unico che deve saperlo è GraphModel. Quasi. Sì, poi questo graph qui non ce l'ho più come variabile, ovviamente, e quindi dovrò, scusate, fare i soliti getter e setter all'interno della classe GraphModel. Quindi, oltre al build graph, ci aggiungo anche i metodi getter e setter, per il momento solamente della classe graph. E questo è ciò che mi permette all'interno del main di continuare a riferirmi al grafo non più come graph, ma come graphModel.getGraph. Poi in realtà questa è una stampa di debug. Se volessi potrei esportare direttamente dalla classe GraphModel il metodo size, numero, potrei avere un metodo che si chiama numero di vertici, un metodo che si chiama numero di archi, per rendere accessibile direttamente già l'informazione che mi serve. Quindi abbiamo fatto un passettino avanti sull'incapsulamento del grafo e abbiamo anche un luogo, perché la prossima domanda che ci saremmo posti sarebbe stata: ma dove lo metto il metodo che fa il calcolo dei cammini minimi? Lo metto dentro il controller? Mi piaceva poco, perché questo controller cominciava a diventare troppo complicato. Già il controller di per sé è incasinato, perché tutti i metodi che vengono chiamati in modo asincrono, l'inizializzazione degli oggetti, eccetera. Quindi è meglio a questo punto metterlo dentro questa classe GraphModel, che è a sé stante. E il controller avrà il riferimento di tutto, il controller è là in punta, vede tutti. Però vedere tutti non è detto che debba fare tutto lui. Ha una serie di oggetti a cui poter, no, delegare. Se andiamo. Ok. Quindi a questo punto la classe controller, oltre a model, avrà anche un graph model. La chiamiamo sempre allo stesso modo, per scarsa fantasia. E ovviamente, questo graph model è qua. Queste due variabili dovranno essere in qualche modo impostate dall'esterno, da chi crea il controller. E quindi dovremo metterci due metodi setter per questi due signori. Anche qua, un setter e un getter per model e graph model. Tutti questi qui no, ma di model e di graph model sì. E li metto qui all'inizio, va bene. Dimenticato un private davanti. Nulla di speciale. Allora, a questo punto torno nel main. A questo punto ho creato queste variabili. Qui sono pronto per inizializzare l'interfaccia grafica finalmente. Inizializzo l'interfaccia grafica, apro l'fxml e poi setto i vari controller vista, eccetera, in modo che si conoscano l'un l'altro. Allora, questo per pigrizia fatemelo prendere, insomma, questo progetto qua mi ricordo che l'avevo fatto. Alla fine è sempre questo. Sono le tre istruzioni che ci servono. Un fxml loader che legge in questo caso il file che avevamo chiamato gui.fxml, qua, gui.fxml,
lo carichiamo e otteniamo riferimento al controller attraverso il metodo getController del loader. Controller ovviamente della classe, questa qua, ferrovie.gui. E una volta che l'ho fatto, io posso informare il controller del modello e del grafo su cui deve lavorare. Quindi abbiamo controller.setModel del modello che ho appena creato là sopra e controller.setGraphModel del GraphModel che ho appena creato là sopra. Quindi ignoriamo queste system.out che abbiamo messo solamente per controllare che funzionasse qualcosa. È molto lineare. Creo un nuovo modello, interrogando il DAO, usando i metodi del DAO, l'abbiamo fatto ieri, creo un graph model e gli chiedo di crearsi il grafo, passando il modello esistente. Creo la vista, qua, crea la vista, e dalla vista mi faccio passare il controller che è stato definito all'interno dell'fxml, l'oggetto controller che è stato istanziato e inizializzato, il metodo initialize a questo punto è stato chiamato, e dopo posso passargli i riferimenti a queste variabili. Da questo punto in avanti il controller va avanti da solo, è pronto, è inizializzato. L'altra cosa da fare a questo punto è visualizzare le cose, quindi sono queste altre istruzioni che sono sempre le stesse. Quindi non a caso sto facendo copia e incolla, perché una volta che ho tutta vista e controller pronta, creo la nuova scena a partire dall'elemento radice che ho appena caricato dall'fxml, ma finora erano solamente dei nodi, questi nodi li faccio diventare una scena e questa scena la mando in onda sul primary stage che mi è stato passato dalla libreria stessa, quindi dalla finestra di Windows. Questo dovrebbe grosso modo chiudere il ciclo. Adesso vediamo se funziona, se abbiamo dimenticato qualche pezzettino. Qui vedo un errore rosso che cos'è? it.polito.parole, ah, questo qua non c'entra niente, ovviamente, un copia e incolla datato. E poi c'è ancora qualcosa, IO exception, giustamente questa cosa qui potrebbe anche non esserci. Allora, in questo caso riportiamo l'eccezione al chiamante. Ok, vediamo se funziona. Ovviamente no. Dunque, partendo dall'inizio. Ah, JDBC, secondo me non ho fatto partire MySQL. E infatti non è attivo. Ovvio che in un'applicazione vera questi errori dovrebbero essere gestiti, cioè quando parte l'applicazione dovrebbe venire la finestrella tutta bella educata che dice attenzione, non esco, anziché sbattere un'eccezione sullo schermo. Allora, riproviamoci. Allora, andate un pochino più avanti. Illegal state exception, location is not set. Che vuol dire?
Load.load. Vedere. Costruito. E quando cerco di fare il load che non ci riesce, GUI.fxml. Andiamo un po' a vedere qua. Load. Perché mi funzionavi e adesso non mi funzioni più? Questo non c'entra col nome del file, direi. Perché era prima. Non ci prova neanche. Location set. Sembra quasi che lui debba avere un set location. Vabbè, deve esserci qualcosa di ridicolo che non vedo in questo momento. Location. Andiamo avanti. Lo risolvo nella pausa così non rimaniamo bloccati a cercare, oppure facciamo così. E che mi dice? Can be found in the location you have provided. Secondo me è una manifestazione del famoso problema che Eclipse non sempre copia l'fxml. Vabbè. Questo mi fa venire in mente una cosa che forse a questo punto è opportuno che magari all'esame, nel progetto che vi distribuiamo, ci siano già anche queste linee di codice qua. Così siamo sicuri. È un problema di pathname o di copia del file di FXML nel directory eseguibili. Adesso, in questo momento non riesco a debuggarlo al volo, però è un problema che vorrei evitare. Uno dei motivi per cui facciamo queste cose insieme è anche quello, no? Di vedere quali sono i potenziali problemi bloccanti che vorrei evitare che ci fossero all'esame. Quindi questo mi prendo nota, nel senso che vi darò già un progetto in cui si apre la finestra vuota, l'fxml, così almeno questa parte sappiamo che funziona. Ok? Raffinate qua, me le risolvo poi con calma. Ok, andiamo avanti a ragionare. Noi abbiamo a questo punto il nostro, sappiamo che non lo possiamo provare, quindi andiamo ancora avanti un pochino a sviluppare senza poterlo provare, poi nella pausa lo sistemo e vediamo dopo la pausa il funzionamento. Allora, noi abbiamo il nostro modello che è collegato alla vista e dobbiamo fare due lavori come minimo. Il primo è quello di popolare la tendina, la choice box, con le voci corrispondenti alle stazioni. Allora, questa choice box, se andiamo a vedere come viene dichiarata, vedete che qua è dichiarata con choice box punto interrogativo. Perché la classe choice box del JavaFX è una classe parametrica.
C'è una tendina che può contenere al suo interno oggetti o riferimenti a oggetti che io desidero. Quindi dobbiamo andare a capire come fare a popolare questa tendina e quale oggetto mettere dentro. Beh, sarà l'oggetto fermata, direi. No? Andiamo a vedere la documentazione, JavaFX Choice Box. Dice che al suo interno ha una cosiddetta observable array list. Qui noi non dobbiamo creare la choice box perché c'è già stata creata, ma dobbiamo popolarla. Se vedete qua c'è un metodo setItems che permette di aggiungere degli elementi a questo nodo, che sono di fatto le voci. Queste voci sono una observable array list, un array list di oggetti. Quindi questo è l'esempio a cui possiamo fare riferimento per popolare questa choice box. In realtà, andiamo a vedere anche il file fxml. Open with xml editor, qua. Vediamolo come sorgente. Perché questa choice box l'ha messa già dentro lui. Quindi qui dobbiamo andare a modificarlo questo file, nel senso che quando abbiamo creato la choice box in fxml lui ci mette già dentro dei valori di prova. E in questo caso sono delle stringhe con questo valore. Allora noi se lo lasciassimo così ci troveremmo nel programma item 1, item 2, item 3 e poi le nostre stazioni. Allora cancelliamo questi dall'fxml e lasciamo questo face collection già creato di fatto, no? Questo comando qua in XML è quello che fa creare l'elenco. Questo elenco poi lo lasciamo vuoto. Qui non lo possiamo riempire l'fxml perché dobbiamo riempirlo conoscendo il database, non possiamo metterlo a mano. Ok? Quindi questo è un'operazione che facciamo, qui sono salvato questo. Da qua lo vado a riaprire così. Ok, siamo sicuri che se ne accorga. E dove lo vado a riempire? Lo vado a riempire nell'inizializzazione del controller. Noi qua lo possiamo mettere, se vogliamo fare una cosa facile, come stringhe. Oppure potremmo metterlo come oggetto fermata. Magari facciamo la cosa più semplice, quella di mettere questi nomi come stringa. E nell'inizializzazione io vado a riempire, ad aggiungere per tutte le fermate che ho il nome della fermata all'interno del mio box partenza. Quindi cosa farò? Semplicemente prendo tutte le fermate, quindi mettiamo un commento. Riempi l'attendee, la choice box con le stazioni di partenza possibili. Quindi for fermata F, dove le ho queste fermate? Le ho nel modello, get fermate. Per ogni fermata, che ho nel mio modello, la vado ad aggiungere all'elenco di item della mia tendina. Quindi abbiamo choice box, no, si chiamava, non mi ricordo già più, c'è scritta qua sopra, box partenza. Box partenza è il box. Dopodiché di questo devo andare a prendere gli elementi interni, e quindi devo andare a, dunque, contains,
items, gli item della tendina, e questo mi dà la collection. Questa collection ho un add, ho un metodo add, che mi aggiunge la, o più che toString, diciamo get nome, poi in questo caso è uguale, ma quindi ho la choice box, la tendina, prendo al suo interno tante proprietà, una delle proprietà è un elenco, un array list, qui si chiama observable array list perché permette di scatenare gli eventi quando aggiungo o tolgo degli elementi, ma è sempre un array list, eh? A questa array list aggiungo il nome della fermata. E quindi avrò tante voci alla fine di quell'iterazione. E ho popolato la tendina. Adesso appena sistemo l'altro errore dell'order possiamo vederlo. Il secondo lavoro da fare qua dentro è quello di agganciarsi all'evento del bottone. Che avevamo visto, ho perso l'order, l'Async Builder, riapriamolo, apri con questo bottone qua, che abbiamo detto che avevamo un metodo che si chiama do calcola percorsi. Okay. Ecco, eccolo qua, quello che non mi aveva fatto prima. A volte chiudere e riaprire aiuta. Quindi questo metodo do calcola percorsi, lo copio da qua sempre per pigrizia, perché così mi trovo già la signature fatta giusta. Quindi avendo definito questo, mi dice come fare, e nel mio controller aggiungo, metto dopo il metodo initialize, perché logicamente viene dopo. Java, attenzione qua a importare gli eventi, perché c'è un action event anche in java.avt, quindi non cliccate mai il primo che vedete. Sempre JavaFX, ok? Allora questo è il punto in cui dobbiamo fare il lavoro vero. Ma il lavoro vero in realtà non lo facciamo qui. Lo deleghiamo chi? Alla classe grafo, al graph model. Quindi qui non farei altro che andare a prendere qual è la stazione di partenza che mi interessa. Ok? Quindi andare, prima cosa, andare a prendere string partenza uguale, dove la prendo? Dalla tendina. Quindi si chiama sempre box partenza punto get value. C'ho gli item che sono tutti, di cui quello selezionato correntemente mi arriva già direttamente al get value. E questo è il valore della tendina, qui dovrei controllare che sia valido. Facciamolo dopo. Tanto andiamo avanti. A questo punto, sulla base di quello, facciamo la ricerca dei percorsi. Quello che farei magari è chiedere, cioè, innanzitutto prima di parlare col grafo, convertirei questa stringa in un oggetto fermata. Fermata F, dove lo prendo? Dall'elenco delle fermate. Index of, vado a prendere, è lo stesso giochino che facevamo quando abbiamo caricato il grafo. New fermata con questa nome che è partenza, null come coordinate, e tutto questo mi dà, se va tutto bene, la posizione. Diciamo, spezziamolo, se no
diventa un mostro. Fermata. Oggetto fermata confronta per, scusate, oggetto fermata confronta per stringhe, vero? L'equals ce l'ha, no, sull'id non va bene, buttiamo via tutto. L'oggetto fermata ragiona per id e non per stringa, quindi se ho la stringa, se ho il nome, devo farmi l'iterazione a mano. Allora a questo punto me la faccio mano uno dopo l'altro, if abbiamo detto f.equals, scusami, f.getNome equals partenza, l'ho trovata. Se no, fermata trovata uguale null, trovata uguale ricerca lineare. E poi finalmente posso chiedere al grafo calcolami il percorso. Invocando un metodo che non ho ancora fatto, devo fare, lo farò adesso, sull'oggetto model graph model. Calcola percorsi a cui passo la fermata che ho trovato. E questo che cosa mi restituirà? Adesso me lo devo inventare. Se vogliamo potrebbe restituirmi una lista di fermate, in realtà è qualcosa di più di una lista di fermate perché di ogni fermata devo avere anche la distanza, il peso e poi ordinarla sulla base di quello. Oppure potrebbe già essere, prendiamo le scorciatoie, potrebbe essere già direttamente una stringa, risultato, che mi arriva già direttamente dal graph model. E diciamo che questo metodo farà tutto lui. Questa è la cosa più veloce da fare dentro il controller, non è la più pulita da fare in assoluto. Però purtroppo siamo in un contesto, diciamo, di esame col tempo limitato, non sempre possiamo fare scelte, no, architetturalmente migliori. Poi magari possiamo migliorarlo, ma la prima battuta la possiamo fare così. A questo punto, una volta che ho il risultato, che ho delegato il graph model a calcolare, perché è lui che deve lavorare sul grafo, non sono io controller, e con questo risultato andrò ad aggiornare la mia casella di testo. E quindi dirò semplicemente che la txt elenco stazioni set value, set, non si chiama set value, set text probabilmente. Andiamo a vedere come si chiama il metodo. Eccolo qua, sì, set text. Risultato. E questo gestore di eventi ha finito il suo lavoro. Quindi stiamo lavorando un po' grezzo con le stringhe, in modo un po' grezzo con le stringhe, potremmo lavorare meglio con gli oggetti fermata e con le liste. Però come prima approssimazione è più che sufficiente. Quindi il controller fa due lavori, uno inizializza la tendina e due sulla pressione dell'evento chiede, estrae l'informazione che serve, chiede al calcolo percorso di lavorare e poi mostra il risultato. Ok? Adesso calcolo percorsi non esiste, lo dobbiamo fare. E quindi questo errore qua di calcolo percorsi dice non c'è, crea un metodo nuovo in cui facciamo il calcolo dei percorsi minimi. A questo punto dove siamo? Siamo dentro GraphModel.
Quindi abbiamo in mano la classe Graph. Possiamo far tutto. Qui dobbiamo calcolare che cosa? Tutti i percorsi da una fermata verso tutte le altre. Quindi ad esempio, algoritmo di Dijkstra. Single source, shortest path. Non serve Bellman for che le trova tutte. E quindi possiamo dire, come si chiama? Dijkstra shortest path si chiama la classe, di un grafo fatto come? Di fermata e default weighted edge, uguale new di questa cosa qua. A cui gli passo, lei vuole che gli passi il grafo, e perché il vertice di fine? Aspetta un attimo che andiamo a vedere la documentazione. Destra sorta spazio, quando lo creo il grafo vertice di partenza e vertice di arrivo. Oh maledetto, lui li calcola tutti. No, allora non va bene. L'altro Bellman Ford, non ricordavo che il costruttore avesse, ecco, questo è così, questo mi piace, ti do il grafo e ti do il vertice di partenza, tanto lui li calcola tutti i cammini, non so perché quello di Dijkstra fosse limitato a uno solo. Quindi cambiamo idea, prendiamo questa. A cui passo il grafo, ok, e il vertice di partenza che sarà ovviamente trovata, l'abbiamo chiamata trovata, non mi piace, partenza. E a questo punto gli devo chiedere di calcolare i percorsi minimi per tutte le destinazioni possibili. Allora, vediamo questa Bellman for che abbiamo scelto di usare, che metodo mi dà? Mi dà un metodo find path between, a cui gli ripasso il grafo, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. Crea un oggetto e tutti gli altri vertici. Questo è il metodo, ok, get cost and vertex. Ecco, in realtà mi basta questo, se andate a vedere. Get cost and vertex, perché il vertice finale lo scelgo io. E non mi interessa, dicevamo ieri quando commentavamo il testo, il percorso effettivo, ma solamente il suo costo. L'alternativa era get path as list, in cui dato un vertice d'arrivo mi dava tutti gli archi di cui questo era composto, di cui il percorso minimo era composto. Quest'altro metodo non ci serve perché è quello che useremmo se dovessimo calcolare un percorso solo, lui mi calcola un percorso dato la partenza dall'arrivo e poi si dimentica. Allora, a noi interessa ripetutamente chiamare questo metodo get cost. Questo metodo get cost mi restituirà per ogni fermata il suo costo. Dove metto le informazioni? Beh, le informazioni che ottengo le potrei mettere dentro la mappa, che mappa a una fermata un double che corrisponde alla sua distanza.
E poi questa mappa la potrò poi usare per generare il testo, ok? Il testo che mi serve. Quindi a questo punto ho creato l'algoritmo che in realtà lavora, poi lo interrogo, interrogo il risultato della sua elaborazione, creando una mappa map, java.util.map, che mappa ogni fermata con un double. La chiamo distanze, uguale new mesh map, un tree map, mesh map costa meno perché la tree map dovrei fare comparable le fermate, non sono sicuro di averle fatte. E a questo punto prendo tutte le possibili fermate, arrivo, di arrivo, prese da, ovviamente sempre dall'elenco di tutte le fermate possibili. Io l'elenco di tutte le fermate possibili ce l'ho nel vertex set. Stavo per scrivere model.getFermate, getAllFermate, ma non ce l'ho il model qua dentro, sono nella classe grafo. Quindi ho al momento, l'ho avuto nel costruttore, quindi se mi servisse potrei salvarmi il riferimento al modello quando, diciamo, quando ho creato il grafo, ma in realtà in questo caso non mi serve, lavoro direttamente sul grafo. Quindi graph.vertexSet, che mi dà l'elenco di tutti i vertici. Per ogni vertice, beh, innanzitutto se è diverso da quello di partenza, not arrivo.equals di partenza, se no il costo dovrebbe essere 0, ma non ha senso che lo calcoli. Calcolo il peso come Bellman Ford, caro Bellman Ford, dimmi il costo per arrivare al vertice d'arrivo. E aggiungo alla mappa punto put per la fermata di arrivo il valore che è il peso. Ok? A questo punto ciò che mi rimane da fare è convertire questo nel testo, nel messaggio, nelle stringhe da stampare. Vabbè, string messaggio oppure testo. Quale partiamo da una stringa vuota e poi andiamo ad aggiungere per ognuno di questi elementi della mappa distanze punto key set. Vado ad aggiungere testo uguale più, aggiungo il messaggio che contiene il nome della stazione e il valore della distanza. Quindi il nome della stazione è f.getNome, e la distanza, mettiamo un uguale, è il peso che ho memorizzato dentro la mappa, quindi distanze.get di f. Più, e poi una capo, poverina.
e return testa. Sì, possono esserci degli errori, abbiamo scritto rigetto, ma il ragionamento grosso modo è questo. E non stiamo ancora mettendo in ordine per peso, in realtà vengono fuori in ordine sparso, non in ordine di peso, di distanza. Dobbiamo ancora, dopo che ho creato la mappa, prima di creare stringhe, dovrei fare un sort. Questa stringa qui torna al controller, che la mette direttamente nell'interfaccia utente. E con questo, a meno dell'ordinamento, però prima vorrei fare un debug prima di andare ancora ad aggiungere quello, abbiamo terminato l'esercizio. Ci abbiamo messo un po' di tempo, ma abbiamo ragionato riga per riga. Abbiamo terminato l'esercizio cercando sempre di tenere separati i vari pezzettini. Il main da una parte, il modello dall'altra, il grafo dall'altra ancora e il controller che non fa altro che connettere i fili, prendere un evento di qui, passare l'informazione di là, però di lavoro vero, lui i dati non li tocca quasi mai. Cioè lui ha il riferimento al modello e al grafo, però i dati contenuti di fatto non li usa. Vabbè, sì, per creare la tendina, ma in un modo molto molto semplice. Perché il lavoro, quando è più pesante, deleghiamolo sempre delle classi che contengano. Questo graph model ha questi due metodi, il calcolo del percorso, build graph, eccetera, che sono quelli che ci servono. L'intervallo poi lo faccio sistemare, così dedichiamo ancora 5 minuti per vederlo funzionare, che ci dia, sperando, un minimo di soddisfazione. Prima però di chiudere, di fermarci un attimo, qui sospendiamo questo esercizio, ma torniamo alla domanda che vi ho fatto ieri sul finale di lezione, no? Che è più difficile che non debuggare questo. Allora, noi stiamo ragionando con una bestia di questo genere e abbiamo detto, la mappiamo, la traduciamo come grafo orientato e pesato. Per cui noi sappiamo che ne so, prendo qualunque stazione. Tra questa stazione, non fatemene pronunciare in francese, e quest'altra stazione, c'è un arco che va, è un arco che torna indietro, e ad entrambi abbiamo associato un peso, che è un numero reale, che per noi rappresenta il numero di minuti di percorrenza media, no? Che abbiamo visto calcolato in modo approssimativo, tenendo conto della velocità media di percorrenza e della distanza tra le due stazioni, distanza calcolata tra l'altro in linea d'aria, quindi non è detto che poi veramente sia in linea d'aria queste distanze, ma vabbè. È un'approssimazione, un dato che abbiamo. Se noi fossimo lì sopra con il cronometro alla mano, se fossimo i gestori della metropolitana, conosceremmo i tempi di percorrenza reali. E questo ci fa dire che, ad esempio, per andare da questa stazione a quest'altra, c'è un percorso che magari è fatto così, da Breguet alla Bastiglia, alle Dreux, a questo, Reilly, e poi va a Gare de Lyon. E ha, che ne so, una, due, tre, quattro, cinque fermate. In realtà non interessa tanto il numero di fermate, interessa la somma dei tempi, cioè dal nostro algoritmo trova i percorsi che abbiano una somma di tempi minima. Dopodiché l'algoritmo ignora il fatto che per fare questo percorso devo cambiare linea due volte, devo percorrere due linee diverse. Scusate, tre linee diverse, quindi devo fare due cambi. E ieri ci chiedevamo come faccio a tenerne conto? Perché poi magari vedete che questo 1, 2, 3, 4 è un altro modo per arrivare alla stessa, lasciamo perdere questa cosa tratteggiata che è un tapis roulant molto lungo, ma se fosse una stazione, ho preso un esempio a caso, quindi, magari il tempo potrebbe essere maggiore, ma il numero di cambi è minore, perché in questo caso cambio una volta sola qui. No, perché, no, scusate, cambio una volta sola qua sotto. Quindi magari ho da farmi 10 minuti a piedi, ma mi conviene perché cambio una volta in meno e quindi devo aspettare meno. Questo l'algoritmo non lo sa.
perché nessun punto, nessun luogo ha l'informazione sul cambio di linea. Allora, come potremmo fare a tener conto anche di questa informazione? Oh, non c'entrava con l'esercizio, è un ragionamento in più che stiamo facendo. La prima idea che mi viene in mente è dire, ah, no, tieni conto che questo non è un grafo, ma è un multigrafo. Oppure, e quindi, ogni arco, innanzitutto tra qualunque coppia di stazione possono esserci più archi. Questo succede di rado, avevamo visto, però può succedere. E però agli archi, diciamo così, si devono ricordare a quale linea appartengono. Guardiamo questo tratto qui. Qui ho una, due, tre, quattro, cinque stazioni di fila in cui viaggiano parallele la linea di questo color lilla e di questo color verde. Allora, nel grafo che abbiamo ora, nel grafo semplice, il fatto che io salga sulla linea lilla e ci rimanga, oppure il fatto che ad ogni fermata scendo dalla lilla per salire sulla verde, poi qua dopo scendo dalla verde per risalire sulla lilla e così via, non fa nessuna differenza. In qualche modo, ma anche perché in realtà questi due archi li abbiamo fusi in uno solo, ne abbiamo messo uno solo dentro. Potremmo mantenerli tutti e due, ma poi non mi basta. Nel senso che io potrei mantenere un arco con scritto verde, un arco con scritto lilla, o meglio con scritto, qual è il nome di questa, dove è andata? La 9, che è quella verde, e la 8, che è quella lilla. Però poi non mi basta. Perché o mi faccio io la procedura di visita del grafo con i cammini minimi, e allora me la devo studiare bene, perché vuol dire che qua ogni nodo, ogni arco uscente avrà un peso diverso, che dipende dal tratto precedente e dal tratto successivo. Se sei due tratti, se faccio un tratto verde più un altro tratto verde, ha un peso che è dato solamente dal tempo di percorrenza del tratto verde successivo. Se faccio un tratto verde seguito da un tratto lilla, dovrò sommare il tempo di cambio. E quindi non posso usare l'algoritmo belle che fatto di Bellman-Ford o Dijkstra per dire calcolami questo cammino. Devo farmelo io l'algoritmo e studiarmelo in modo che mi calcoli davvero il minimo, perché ricordate quell'ipotesi che avevamo fatto, tutti gli algoritmi su cammini minimi facevano una bella ipotesi, che il costo per arrivare a un nodo non dipendeva. Il percorso minimo per arrivare a un nodo non dipendeva dal percorso che avrei proseguito a fare. E qui non è più vero, non è più del tutto vero, bisogna fare attenzione, bisogna riverificarla questa ipotesi. Perché se io ci arrivo con la linea verde e voglio proseguire sulla verde, oppure ci arrivo con la linea lilla e devo proseguire sulla lilla o sulla verde, cambia il percorso che farai a valle in funzione del percorso da cui sono arrivato a monte. Cosa che invece non era vera, era l'ipotesi di base con cui abbiamo costruito tutti gli algoritmi sui cammini minimi. Il rilassamento stesso. Allora, anziché dire mi costruisco un algoritmo, che è un'opportunità, una possibilità, mi costruisco un algoritmo fatto su misura sul mio problema e me lo penso da zero, me lo faccio ricorsivo, vado a farmi. Oppure cerco di modellare il problema in modo che sia digeribile dagli algoritmi che esistono già. Allora, come si può fare? Beh, allora, innanzitutto ragioniamo, noi abbiamo, fatemi fare uno schizzo alla lavagna. Abbiamo un problema che è questo. Immaginate di avere una stazione, una fermata, in cui arrivano due linee. Adesso dimentichiamo il fatto che può essere multigrafo, prendiamo quello che arrivino da stazioni diverse, no? Non ci interessa, non è questo il problema. E quindi abbiamo una stazione A centrale, in cui arriva una linea 1 e prosegue la linea 1 qua sotto, supponiamo che incrocia di così, e la linea 2 si muove di così. Ok? Abbiamo questi quattro archi e
E i percorsi possibili sono: arrivo da qua, faccio la linea 1 e proseguo sulla linea 1, oppure parto da sotto e proseguo sulla linea 2, oppure può benissimo darsi che la questione A decide di cambiare. Però il fatto quindi da L1, se arrivo da questo arco e proseguo su L2, il costo di quell'arco L2 non dovrebbe essere solo il tempo di percorrenza di L2, ma dovrei sommare il tempo d'attesa medio per una nuova vettura sulla linea. Ma l'algoritmo non lo può sapere. Allora devo modificare il grafo. Estendo la sensazione del grafo in modo da ingannare un po' l'algoritmo e farti sommare ciò che mi serve. Di fatto questa stazione A la dovrei rappresentare almeno come due nodi, A1 A2. Il nodo 1 è il binario su cui viaggio la linea 1, anche se fosse lo stesso binario, non mi importa, ok? Il binario virtuale. La stazione A2 è il binario su cui viaggia la linea 2. E quindi qui posso arrivare su L1, continuare, avendo i cammini minimi, sa che devo semplicemente sommare i tempi. Ma posso anche cambiare. Allora io posso aggiungere due archi, che rappresentano il fatto che io lì decido di cambiare le linee. E su questi due archi ci metterò, sull'arco che va da 1 a 2, un peso pari al tempo di attesa delle vetture della linea 2, se devo cambiare da 1 verso 2. E da 2 verso 1 ci metterò il tempo di attesa delle vetture della linea 1. Quindi qua di sicuro il grafo non può essere non orientato, devono essere due archi diversi perché hanno pesi diversi. Allora, in questo caso cosa farebbe i cammini minimi? No? Eh beh, per arrivare, se supponiamo che da qua possa arrivare lo stesso nodo di destinazione, quando lui deve scegliere che cammino prendere, se arriva dall'E1 dice che io ho la possibilità di attraversare semplicemente l'arco successivo che scende da A1, su L1, oppure su L1 un altro arco scende che è questo sotto che va su A2, più quest'altro arco qui, ma i cui pesi si sommano. Poi per noi i pesi sono sempre spesi in tempo, in minuti, quindi ha senso sommarli. Allora, in questo modo sto complicando il grafo, creo dei nodi, dei vertici in più, che non c'erano, per rappresentare un problema che è più complesso. Ma risolvendo il problema semplice dei cammini minimi sul grafo più complicato, sto di fatto risolvendo il problema più complicato. E poi ci sono delle situazioni più complicate, ma se io avessi tre linee in arrivo, cosa devo fare? Beh, avrò tre nodi, in cui nel primo arriva la linea 1 e riparte la linea 1, poi ne avrò un altro in cui arriva e riparte la linea 2, poi ne avrò un altro in cui arriva e riparte la linea 3, e poi avrò tutti i possibili cambi, dalla linea 1 alla 2 o alla 3, e quindi diciamo il tempo di attesa della 3, vediamo, potremmo scrivere T3, no, scusate, T2 qua e T3 di là. Oppure dalla linea 2 risposto sulla 1, con un tempo di attesa, chiamiamo T1, dalla 2 alla 3, un tempo di attesa T3, e dalla 3 posso andare verso la 1, con un tempo di attesa T1, o verso la 2, con un tempo di attesa T2. Poi non dimentichiamoci che poi queste linee sono bidirezionali, quindi in realtà avrei anche poi degli altri che entrano e escono su ciascuno di questi vertici che fanno rappresentano una linea che viaggiano, che sono orientati a un altro, anche qua ci sono. Vediamo, fatto veramente in un vertice.
verso, ma vale anche nel verso opposto. Ma qui mi va bene, nel senso che io, se io cambio dalla linea 1 alla 2, ecco sotto, perché sto andando a arrivare in questo verso e continuo in quest'altro verso, oppure perché sto arrivando da questo verso, mi sposto sulla linea 2 e poi continuo di qui o di là, è uguale. Se facciamo l'ipotesi, che mi pare ragionevole, che la frequenza delle letture nei due versi sia la stessa, anche perché le letture quelle sono, non è che le faccio fare un capolino, e le rimaterializzare da fuori. Ok? Quindi mi basta la fermentazione, che comincia a diventare un pochino pesante se io avessi stazioni più complesse, no? Se avessi quattro stazioni, adesso non fatemi più mettere tutti i nomi, i numerini, una stazione a cui arrivano quattro linee, e i possibili cambi di stazione sono tanti, no? Cambi di linea. Devo creare, non è che devo creare io, quando nella mia vita laurea, praticamente, quando ho coperto mi chiede, ma quante linee diverse sono tra stazione, ce ne sono sette. Allora, creare sette vertici, poi 7% A, perché da ciascuna linea puoi passare a un'altra linea. Creare di fatto un sottografo completo di tutti i possibili cambi di stazione, cambi di linea, diciamo. In realtà c'è un'alternativa, sempre ragionando sulle modellazioni possibili, che è quella di notare che sì, è vero, potrei fare così, però è pesante questo fatto qua, da costruire, di fatto, no? Anche perché se questa è, se qui viaggia la linea 3, supponiamo, tutti gli archi entranti qua avranno peso di 3. Di 3, di 3. Tutte le volte che vado verso la linea 3 ho anche risolto il tempo d'attesa della prossima vettura della linea. Allora, c'è un modo diverso per rappresentare la stessa informazione sprecando meno archi? Beh, a me uno viene in mente, che è quello di prendere, facciamolo sui quattro nodi, un nodo centrale in più, dal quale si arriva alla linea 1 con tempo di 1, si arriva alla linea 2 con tempo di 2, alla linea 3 con tempo di 3, alla linea 4 con tempo di 4, e che è raggiungibile da qualunque linea con tempo 0. Quindi in questo caso, se devo passare dalla linea 1 alla linea 3, non ho più l'arco che va da 1 a 3 con tempo t3, ma un arco che va da 1 al nodo centrale con tempo 0, e poi da qui posso andare dove voglio, compreso se sono scemo tornare alla 1 oppure andare alla 3. Quindi a questo punto l'arco che ha peso 3 lo metto una volta sola, spendo un nodo in più, ma un numero di archi che è proporzionale al numero di linee, anziché essere proporzionale al quadrato del numero di linee che arriva in questa situazione. Cos'è meglio? Oh, va bene. Ma sono modi diversi per cercare di condurci un problema noto. C'è un problema molto complicato, vuol dire anche che tra l'altro per sapere l'elenco delle stazioni non posso più fare grafo.getVert o vertex set, no? Perché l'elenco di vertici non corrisponde più uno a uno con le stazioni, per fermare. È più complicato. La realtà è più complicata. Quindi ho fatto il lavoro in più, separato. Non c'è più nessun vertice che corrisponde alla stazione. La stazione è rappresentata da un gruppo di vertici, quindi dovrò avere da qualche parte delle strutture date di raccordo tra la stazione vera e propria e il mondo del grafo. Chiamarli in modo diverso, ovviamente c'è un lavoro più, ma è fattibile. Questo lavoro che dobbiamo
cerchiamo di rappresentarlo con i due dati che abbiamo scelto. Non sempre il mapping è 1 a 1 come quelli degli esercizi costruiti per essere risolutivi in un'ora, una mezza, una quadrata. E su questo cerchiamo un po'. Chiaro che sede d'esame non posso chiedere di fare una cosa di questo genere, perché chiedo un po' di tempo, di esplorazione, eccetera, e non è detto che mi venga subito. Però nel corso della situazione ci possiamo passare. Avete dubbi, domande, commenti? Questo mi sembra il modo più veloce, più semplice, questo qui, di tenere in conto su questo grafo, su questo problema, anche dei tempi d'attesa. Senza, cioè, potendo o volendo ancora sfruttare gli algoritmi che ci sono in libreria. Se no, non abbiamo nessun problema a scrivere noi l'algoritmo. Fa un bel algoritmo ricorsivo che va a esplorare tutte le strade possibili, ma sicuramente non sarà efficiente come quelli che ci sono, che sono belli polinomiali perché sfruttano le proprietà del grafo. Allora io preferisco avere un grafo più complesso, nel senso di più nodi, più archi, che ha però le proprietà che servono per far funzionare un algoritmo polinomiale efficientemente, piuttosto che avere un grafo più semplice e poi avere un algoritmo più complesso, più complicato, ma anche con una complessità maggiore, perché non riesce più a sfruttare le proprietà matematiche che sono state studiate per il grafo. Però è sempre una scelta possibile. Si possono fare sempre tante cose. Se non ci sono domande o commenti, direi che abbiamo proficuamente investito questi 20 minuti in termini di grattacapi e facciamo intervallo, poi dopo chiudiamo l'esercizio sul debugging e vediamo, iniziamo un altro argomento un po' più rilassante, perché è un po' più teorico.